Buongiorno, c'è la musica con un volume un po' alto. Purtroppo siamo qui allo Stadio del Bianco, sesta giornata di andata del campionato di eccellenza Girone B. E anche oggi la Nagni torna in casa dopo la bella prova effettuata sul terreno del CS Primavera, dove ha vinto per 4-2. La partita di oggi è praticamente a Nagni Vissezze, valida come dicevo per la sesta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Le squadre già sono schierate in campo, si stanno scambiando. Gira il pallone per Gori, credo, no? Sì, Gori. Gori che mette in mezzo, bella palla. C'è Flamini, bel tiro. La Nagni recupera il pallone, si troverà in avanti il calciatore della Nagni, Ciotoli, credo. Mette palla in mezzo per Ciotoli, gol! Gol della Nagni! Gol della Nagni! Gol della Nagni al minuto 18, vantaggio della Nagni, gol messo a segno da numero 9 Ciotoli. Ancora Di Trapano, ancora Pereira, manda la palla in mezzo sul pallone, Cerbara la mette in mezzo per Palluzzi. Bella la parata di istinto sul tiro di Palluzzi, contropiede la Vissezze con Palluzzi che punta l'avversario. E grosso errore in ripartenza. Cerbara per la Vissezze, tira da fuori area, bel tiro ancora di poco sopra la traversa. Bianchi che sicuramente metterà in mezzo, infatti è così. Colpo di testa del Sezze, credo col numero 8 Pereira. Ancora occasione ghiotta per la Vissezze. Palla in possesso ancora della Vissezze. Prova a tirare in porta da fuori area un giocatore della Vissezze. È finita in questo momento dal del Bianco. Anagni batte Vissezze 1-0. È tutto dallo Stadio del Bianco di Anagni.